Ben ritrovati da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Ecco, quest'oggi parleremo della corsa dei tre paesi di Citerna, una manifestazione che è cresciuta anno dopo anno, Moreno. Sì, sicuramente rispetto alle ultime edizioni, questa qui è stata l'edizione, penso, la più numerosa rispetto alle ultime due o tre edizioni, anche che prima le facevano di luglio, quindi era un pochino, insomma, la gente era già in ferie. Invece il primo maggio molti, ecco, non hanno fatto il ponte, sono rimasti, considerando che gli anni passati c'era anche un'altra concomitanza, diciamo, sì, nella zona anche dell'Aretino Fiorentino, e quest'anno, non essendoci questa gara, è stata annullata, e quindi ha portato un po' altri atleti a convergere verso Citerna. Sì, sicuramente, anche perché nella nostra zona era l'unica gara che c'era nel giro di 40-50 km, era escluso la mezza di Pontassieme, mi sembra, ecco, c'era solo questo. Ecco, direi poi una giornata stupenda da un punto di vista meteorologico, ideale per correre, un percorso particolarmente, diciamo, impegnativo. Vabbè, perché non era adatto per la partenza, perché la partenza è in discesa, sai, il corridore in discesa, la partenza dopo risentono un pochino alla fine della discesa, un po' di imballamento dei muscoli. Ecco, però tanti concorrenti, tanti partecipanti, insomma oltre 300, sì, 316 gli arrivati, sono, quindi direi un grande successo, diciamo, per gli organizzatori, che ogni anno cercano di accogliere, diciamo, in queste tre frazioni, in questi tre paesi, che sì, poi sì, sono paesi, sono nella frazione, il comune di Citerna, però ecco, comune, e i paesi sono Pistrino e Fighille, che poi, parlando con Giustini, uno degli ideatori di questa gara, ha detto, dice, a Citerna non c'è rimasto più nessuno, massimo 350 persone, poi si ripopola nel periodo estivo, d'estate c'è un po' di gente in più, ma dice, la maggior parte degli abitanti sono Fighille, Pistrino, dove ci sono industrie, ci sono fabbriche, cioè, mentre a Citerna solo un centro storico che più che altro è un aspetto, ecco, un aspetto, diciamo, anche culturale e artistico molto molto carino, quindi l'occasione buona a volte per trascorrere, diciamo, anche un pomeriggio diverso in questa zona. Ecco, qui siamo proprio nella discesa, che era abbastanza lunghina, perché sì, sarà stato oltre il chilometro. No, questa, no, più di un chilometro. Poi c'era alcuni tratti, era più ripida, altri tratti meno ripida. Sì, ora li vedremo, sì, probabilmente passiamo proprio in mezzo, questo, anche sì, a un bosco. Questo, quindi, è il tratto, quello che si corre più facilmente, perché è meno impegnativo, meno ritto, insomma. Sì, poi dopo si è ancora più pendente nel momento in cui scendiamo sempre a valle per andare verso Pistrino, mi sembra, che è la prima delle frazioni. Fighille è la prima. Ad essere, diciamo, la prima si trova è Fighille, poi dopo Pistrino. Pistrino è quella che sarà l'anno prossimo, sarà la partenza da Pistrino. Ecco, qui intanto vediamo sempre il gruppo degli immediati inseguitori, quindi sono distanziati non poco rispetto anche al gruppo di testa. Qui intanto vediamo Alessandro Annetti, che l'aveva presa proprio come riscaldamento, quindi partito molto molto adagio, molto tranquillo, proprio nelle retrovie, perché ha avuto un momento, diciamo, un po' di defiance, chiamiamolo così, e ora sta riprendendo in maniera graduale, quindi senza avere un impegno. Sì, è un assillante di classifica, esatto, ha fatto, parto dietro, così dice, non ho problemi. Esatto, che poi fra l'altro l'abbiamo visto, poi di rimonta, sì, sì, quindi chiaramente le doti ci sono sempre, ci sono. E comunque sì, ecco, molta partecipazione sia in campo maschile che in campo femminile, la presenza in campo maschile di Yassine El Khalil, che era un po' il papabile vincitore di questa gara. Siamo Lorenzo, che ultimamente anche lui era sempre o vinto o piazzato, quindi. Esatto, quindi l'abbiamo riconosciuto in occasione della Parco Corsa, quindi queste cose qui. E in campo femminile un grande personaggio, ecco, questa è la pendenza, la Laura Biagetti, un atleta, diciamo, che ha vestito anche la maglia azzurra, quindi un atleta di notevole valore, l'abbiamo vista anche lo scorso anno in occasione della scalata al Castello, diciamo, comportarsi degnamente, e ovviamente è una ragazzina giovane, ancora emergente, quindi può ancora dire la sua. E qui intanto vediamo questo percorso che ovviamente comincia a essere più che altro, diciamo, impegnativo anche per gli appoggi, perché la discesa qui comincia proprio a scendere, sì, repentina. Se uno si butta qui non si ferma, deve stare attento proprio. Calcolando che poi dopo c'è il secondo tratto e la parte finale. La parte finale che è tipo questa, però il contrario, in salita. Quindi vediamo che le persone proprio cercano di frenare, quindi di trattenere un po' l'azione. E poi è anche uno sbaglio frenare, perché ti imballi ugualmente, bisogna cercare di andare sciolti e andare piano, perché vedo qualcuno che infatti frena, ma non ho quel modo. Qui, cercare sempre di andare sull'appoggio, quindi sull'avampiede è importante, sia nella discesa che nella salita. Questo anche per creare meno traumi anche a livello muscolare, quindi questo è, diciamo, un altro aspetto fondamentale che molto spesso viene un po' tralasciato. Ecco. E qui intanto vediamo proprio anche gli appassionati, sì, della corsa, che non hanno velleità di vittoria, che però vogliono essere presenti comunque sia nelle varie competizioni. Cioè, sono sempre presenti, se non ci fossero loro molte volte il gruppo non ci sarebbe, no? Certo.
Quindi servono tutti per il gruppo, quelli forti, quelli medi, quelli... In questa occasione qui proprio l'abbiamo ripresi, quasi tutti l'abbiamo ripresi, quindi proprio cercando di vedere quello che avveniva nella testa della corsa e poi nelle retrovie, quindi diciamo... Vediamo anche Bignardi, sì. In discesa un pochino tutti, non c'è nessuno che va di passo, insomma, ecco, quindi questo è già un altro aspetto fondamentale. Ma io ho visto, io ero a metà gruppo nella salita, ho visto che gente c'è andata a passo in salita. In salita sì, in salita era abbastanza diciamo impegnativa, qui siamo quasi a completamento della discesa, poi c'è un tratto pianeggiante che ripristina un pochino la corsa più regolare, ecco. Intanto vediamo Saturno, vediamo la famiglia di Jasmine, sì. Ecco, qui stiamo recuperando proprio la testa, stiamo recuperando i concorrenti. Sì. Ecco qui i vari concorrenti, qualcuno che era rimasto attardato che cerca di ovviamente di riavvicinarsi alle posizioni che forse gli sono più congeniali. Qui comunque abbiamo fatto già più di 2 chilometri a questo tratto qui, ci avviciniamo. E qui c'è la pianura, quindi qui già comincia a essere il gruppo, vedi, più compattato anche, cercano di fare i gruppi insieme. Procaccinaggio, dico, lì ha sbagliato, con Fiordelli questo. Procacci dovrebbe essere molto molto più avanti, si vede che anche lui ha fatto piano, anche perché sapendo che c'è la discesa all'inizio e calcolando che dopo ci sono gli ultimi 10 km da effettuare, ancora bisogna sapere correre bene. Ecco, qui vediamo Daniello, poi vediamo Cocchi. Da Fighilla a Pistrino è tutta la pianura, devi correre sul ritmo, insomma, anche un po' stancante. Ecco, vediamo Bigiarini e Sceccarelli insieme a Sguerri che fanno una corsa a sé stante, però insomma dopo stanno recuperando anche loro progressivamente i vari concorrenti. Vediamo Allara. Ecco, via via i concorrenti, vedete proprio una lungo, diciamo... ecco, fila di concorrenti, ecco, insomma. Ecco, qui si gira a destra, poi passiamo a questo ponte e siamo... Ecco, si sta recuperando, quindi poi ininterrottamente gruppetti, quindi sì, è chiaro, per far capire che... Ecco Bici Nicola, che di solito fa la volata iniziale, poi anche lui... Ringraziamo il padre che è stato quello che ci ha accompagnato con la moto a riprendere queste immagini. Ecco qui vediamo Martino, piano piano stiamo risalendo verso la testa della corsa, ovviamente man mano che andiamo avanti i ritmi li vediamo un pochino più... Sì. Incisivi, ecco, vediamo Taras e Riccardo. La faccina in aria da Montevarchi, sa che Montevarchi non è molto vicino per arrivare là. Ecco, vediamo Rossi Lorenzo che si sta allenando fortissimamente per la prossima edizione della Parigi-Dakar che inizierà a gennaio, quindi già sta lavorando per quello, essere in forma da un punto di vista soprattutto fisico. E qui intanto ecco andiamo diciamo sul tratto che ci porta verso Fighille. Fighille qui è a 500 metri neanche, c'è cioè il paese di Fighille che stiamo giù bassi, non andiamo su in alto. Perché, sì, in perché alto, l'arrivo, quando, ecco, l'arrivo era proprio in alto. Quando c'è la è esatto. In alto, invece qui passiamo giù basso e andiamo verso dopo Pistrino. Ecco, questo è il tratto in cui ovviamente i concorrenti possono imporre la propria corsa in maniera molto più fluida. Quindi, avercela sempre. E qui diciamo che andando verso la testa della corsa, il Khalil ha staccato un po' i più diretti avversari perché proprio intorno al terzo chilometro ha cominciato ad allungare decisamente, diciamo, poi sentiremo nelle interviste, insomma, rischiava di rimanere imballato, come si vuol dire, e allora ha preferito allungare decisamente, gli altri invece avevano paura proprio di soffrire, e allora l'hanno lasciato andare, anche perché sapevano probabilmente le potenzialità sì. Più forti. Ecco, intanto vediamo Alessandro Annetti insieme a Faticanetti a te, già ha recuperato Alessandro dalle posizioni di... retrovia in cui si era posizionato all'inizio. E qui siamo proprio nel paese di Fighille, vediamo Lombardi, un altro atleta, poi Calabro. Ecco. Irene Enriquez, sì, ecco qui vediamo Lilia. Che poi c'è Cucchiarini. Qui vediamo Orsini sì. Anche. Stiamo risalendo piano piano in maniera graduale i vari concorrenti. Ecco, vediamo Lancellotti che stanno è uno quasi dei protagonisti della categoria argento, almeno così spera di poter lo essere, insomma, ecco. Serboli e poi Monnanni, ecco, poi Flori Di Lucio che è ritornata alle gare prepotentemente. Era qualche tempo che non si vedeva. Abbiamo visto di sfuggita anche la Fontani Camilla, poi la Barneschi Francesca, due atlete che hanno Frontani, diciamo, e il Siena che poi si è fermato, è arrivato, però io l'ho trovato a un chilometro d'arrivo che camminava, si vede ogni tanto, perché ultimamente l'ho visto diverse volte che camminare e poi
si vede, non abbiamo visto la Scarzelli che era in questa posizione qui, era terza staccata diciamo dalla seconda che è Roberta Bellardinelli, quindi qui i distacchi già erano abbastanza incisivi. E qui vediamo la Laura Biagetti, l'atleta che addirittura teneva il ritmo agli uomini, gli uomini che si attaccavano, cercavano di attaccarsi a lei. Sì, mi sembra che è arrivata molto bene, è arrivata ventesima assoluta, quindi per far capire le potenzialità di questa ragazzina molto giovane, che l'ha presa come forma di allenamento. Non pensavo che fosse così dura anche lei, perché poi è una che viene dai cross, ma la corsa su strada, pista, ma sì. E anche ora è in procinto di fare una maratona. Ecco, Tarquini, anche lui, Tarquini, insomma, sta andando molto bene, sì. Poi, Fontani. Ecco. Fontani Ettore, poi vediamo anche lì Di Maro, che non è adatta, insomma, una gara un po' corta per lui, però insomma. Va bene. E poi Giacomo Ragazzini che si è posizionato, là ha cominciato a trovare una posizione ben definita. Abbiamo visto in precedenza Refi Mirko che insieme a Fatichenti Fatichenti che conduce il Gran Prix dopo 10 prove, quindi nelle prossime settimane faremo la prima assegnazione delle maglie di leader del Gran Prix, quindi andiamo invece Cardello Giuseppe sempre nella breccia, fra l'altro sarà domenica nei 5.000 ai campionati di società ad Arezzo. Ecco che il gruppo di testa manca il Calil che è già andato via, c'è Tartaglini, c'è Lanzi, c'è poi Lanzi, Malvin, Vergni, Graziani, Buzzicchi. Anzi no, Satigliano, Mettici, sì. Poi ecco Graziani, l'altro è Verni, poi l'altro dietro Marini. Ecco qui invece il Carile se n'era già andato. Sembra che il passo sia un passo molto deciso, molto sicuro di sé, ritmo diciamo discreto. Fra le altre cose anche lui dovrà effettuare sabato prossimo i 1.500 ai campionati di società e domenica se ci metterà su 5.000 proprio per cercare di velocizzare un po' la sua azione di corsa che ultimamente ha fatto un po' quasi troppo mezza maratona, sì. E qui vediamo il vantaggio che fra l'altro non è tanto, però rimane costante, addirittura ecco, va a migliorare al passaggio e qui siamo a Pistrino. Ecco qui vediamo che si rifocilla ovviamente, poi Verni al secondo posto, cerca un pochino subito di riprenderlo, ma difficilmente, poi Lanzi, poi Marini, poi vediamo Burzicchi insieme anche a Tartaglini, poi Graziani, Satigliano, Trippella, poi ecco, via via, poi ecco abbiamo visto anche il Giuseppe Cardelli, Donnini, Di Maro, Ragazzini, ecco, qui l'anno prossimo dovrebbe esserci l'altra prova, insomma. La partenza e l'arrivo sarà quindi un arrivo in pianura rispetto alle altre due, Fighille e Citerna, che sono particolarmente dure. Qui la partenza è dopo un chilometro, trovi la salita che troverai come troveranno adesso. Sì, quella tosta, insomma, sì. Una bella salita anche quella. Qui intanto vediamo ecco la Laura Biagetti che addirittura va quasi ad attaccare Refi Mirko, poi Mazzarelli invece dietro. Che prima era l'inquadratura precedente, era davanti, e quindi. Ecco qui vediamo un altro gruppetto con Mattoni. Allori, Mori. Poi Di Renzoni che è ritornato molto bene, direi, nella categoria veterani comincia a riposizionarsi bene. Infatti gareggia molto più rispetto agli anni precedenti, dire che sta bene, insomma, e si allena. Ecco qui vediamo Costali, un'altra te, poi la Bellardinelli Roberta che ovviamente giocava in casa, aveva un tifo infernale poi nei vari punti diciamo del percorso. Sì, d'ora in poi c'è il percorso favorevole alle sue caratteristiche, quindi trovando la salita... Però ha messo ovviamente la forza della protagonista. Qui intanto vediamo che c'è ricongiungimento da parte di Barneschi su Scarzelli, quindi qui sembrava lotta a due, ovviamente c'era la salita di mezzo che... chi ne avesse un pochino di più poi poteva dire la propria. La Barneschi non è a suo agio nelle salite, quindi preferisce il ritmo su qualcosa. Effettivamente l'abbiamo visto in questo tratto qui, è nel tratto proprio pianeggiante che è riuscita a recuperare sulla Francesca Scarzelli. E qui intanto vediamo altri passato concorrenti. Anche Pace passato. Ecco, vediamo anche questo Stefano Sinatti. Martinelli qui. Poi c'è anche Scaglia Gianmarco, che quest'anno anche lui
lotta ovviamente nella categoria argento. Sì, ma si trovano quello che c'era in questa occasione, D'Amico Giovanni, che è un tipo Molto forte. Molto forte. Qui vediamo la Camilla Fontana, anche lei molto bene, comunque considerando la seconda gara che ha fatto quest'anno, quindi è stata, diciamo, proprio assente dalle competizioni, sembra quasi che adesso voglia riprendersi un po' la scena. Dipende dal lavoro sempre, il lavoro è e ora sabato impegna. Comunque sarà impegnata nei 1500, domenica sarà mattina a Subiano, invece la Green Cup di Subiano, un'altra gara del circuito del Grand Prix, qui intanto stiamo regolando con Lelli. Anche Lelli, sì. Ecco qui piano piano. E la Camilla chiaramente anche lei non predilige questi percorsi così specialmente repentini. la discesa no, è un handicap per discesa lei. E anche salita, lei è sul ritmo, quindi poi sentiremo anche nelle interviste che abbiamo fatto a fine gara proprio menzionare questo aspetto qui. Ecco, quindi chiaramente i concorrenti sanno di affrontare poi il tratto, direi forse più impegnativo, ma al di là del primo tratto impegnativo poi c'è anche un altro tratto, soltanto con una breve, diciamo, recupero e poi l'altra salita finale. La salita finale, sì. E comunque il percorso è bellissimo, specialmente dove c'è la salita è meglio della discesa, è più bellino, perché vai... Molto tosto, molto tosto. Se ci arrivi stanco diventa un problema. Qui intanto vediamo che la Scarselli Francesca addirittura è andata a perdere qualche metro su questo tratto del percorso. Poi dopo nel finale avrà la possibilità di recuperare. Quindi anche qui ha cercato la Barneschi di guadagnare forse qualche metro in più nei confronti, diciamo, della rivale, proprio per affrontare la salita in maniera più tranquilla. Quello che abbiamo visto è Giannini Davide, anche lui è sempre presente, Davide Sansepolcro. Ma poi sta andando molto bene, sono tre anni che corre, questo è il terzo anno che corre. Abbiamo visto intanto anche la Belardinelli, che chiaramente... Carpinelli Virgilio, anche lui è veterano adesso, dell'anno scorso. Poi il giovane Mori, che viaggia sempre forte, Sponda al mondo Massimiliano. Si è un pochino appesantito, sì. Forse rispetto a qualche tempo fa, però pensare sempre fa bene. Tutte gare lunghe, quindi non dovrebbe essere abbastanza più mingherdino. Ecco Mori, intanto lo vediamo ora insieme a Renzoni e Allori, sì. Che viaggiano forte. Poi qui un altro atleta della Avis Sansepolcro, non male. Ecco, quindi andiamo Mazzarella che chiaramente anche lui in salita. Mazzarelli, sì, che è in salita. Questa è la salita iniziale. Sì, no, ma allora stiamo riprendendo tutte. Ecco, vediamo. Già da qui si vede un po' la pendenza, quella che è, e vediamo che la Biagetti addirittura ha ripreso. La ripresa, insomma, ecco, vediamo in lontananza. Vedi questo tratto di salita particolarmente impegnativo. Vediamo anche Fottani Ettore, che è abbastanza, diciamo, impegnato. Che qualcuno si era inizialmente fermato proprio, ecco, da Brunelli della Olympic Runner Lama, si era fermato proprio nel tratto finale di salita. Ora c'è un po' di recupero, sì, però dopo ritorna un'altra volta. Qui stiamo, ma comunque qui è bello il percorso, qui è, cioè, molto, non, molto, non è neanche isolato, molto tranquillo, sì, molto tranquillo da un punto di vista proprio della mentalità, a livello mentale, ecco. Qui quindi corri benissimo e qui fatica, di nuovo un'altra salita, quindi un altro tratto particolarmente impegnativo. Eccoli qua, qui vediamo questo tratto, ecco, vediamo già con ragazzini che chiaramente predilige un po' questi percorsi. È l'ultimo tratto di salita della... Questo è tosto, eh? Sì, è l'ultimo tratto prima di arrivare nell'asfalto, mi sembra. Sì, sì, questo è l'ultimo tratto, sì. Ecco, qui vediamo con il 52 Federico Morini della Tiferno Runner, atleta, diciamo, che per molti aspetti nelle nostre parti è un po' sconosciuto, però... sa di essere abbastanza forte. Qui vediamo Edimaro Donnini invece, che predilige un po' questi percorsi particolarmente tosti. E poi vediamo con il lì abbiamo visto un altro atleta, Leminci Omar dell'Olympic Runner Lama, addirittura questo qui è stato l'atleta che è arrivato quarto, quinto a Parco Corsa, quindi è andato molto forte. Qui gli distacchi diventano impegnativi. Abbiamo visto Panfili Marco dell'Atletica Taino e qui Satigliano Metiusci, che direi, benché sia molto longiligno, è andato bene anche in salita. Qui siamo rientrati, e qui, ecco, qui vediamo anche Tartaglini che direi non male. Qui con Burzicchi e Lanzi, vedete, qui se la giocano tutti. Qui siamo a un chilometro e 300 metri dall'arrivo. Qui sono dopo il podio questi tre per il quarto podio. Quindi andiamo, ecco, Marini, atleta della del Marathon Club Città di Castello, e poi Verni, che ovviamente
direi anche un'altra impostazione della corsa, non male. Corre bene, Berni invece. è uno che viene ovviamente anche dall'Atletica. E qui vediamo Ecco, invece questo è l'ultimo tratto di... Yassine El Khalil che si volge nonostante i 200 metri circa di vantaggio che ha nei confronti degli avversari. Qui alla periferia di Di Citerna. E Citerna, ecco, l'ultima salita saranno 700 metri qui. qui si sente. Questo è un percorso, diciamo, un tratto finale particolarmente impegnativo. Dopo la curva destra si sente ancora più, c'è una curva qui, appena gira a destra qui si sente, c'è un pezzetto proprio... Ecco, qui vediamo proprio anche queste immagini, leggermente dall'impressione, l'immagine, la sensazione di quanto sia la pendenza per giungere direttamente su a Citerna. Quindi è una salita costante e continua che ovviamente se non sei in condizioni direi perfette, diciamo, l'assimili male. Ecco, qui vediamo ancora Yassine El Khalil, atleta che ha cominciato da giovane a correre. E già fin da giovane voleva Sempre fatto fare le gare le gare lunghe, lunghe, perché sì, beh. nonostante avesse avuto le sue categorie, e lui voleva fare sempre la gara lunga. Quindi ormai mentalmente è portato forse anche per emulare i grandi atleti marocchini, insomma. Ecco, quindi ha cercato Perché sempre qui di sale, eh. fare. E qui si sente, sì, ecco, lui addirittura, insomma, anche quest'anno ha fatto 1:11 nella mezza. Insomma, è uno che ha un personale in questa maniera. Ma sono convinto che se facesse un po' di pista in più possa veramente dare un'impronta diversa anche alla sua corsa. Ha fatto bene i campionati italiani assoluti di cross e di Gubbio. No, Quindi, e per il cross è un po' leggerino, devi trovare il percorso asciutto, qui altrimenti... va a vincere questa gara con il tempo di 41 e 49 nei circa 12 km di percorso. Il suo vantaggio è stato di intorno a un minuto quasi nei confronti di Verni e poi ancora un pochino di più, 1 minuto e mezzo nei confronti invece di Marini. La lotta per il quarto posto se la giocavano Burzicchi, Lanzi, Tartaglini, Cardelli, Trippella e Burzicchi, atleta anche lui di casa, ha staccato proprio nel finale e altri concorrenti, ecco qui vediamo Burzicchi che quest'anno corre con la Olympic Runner Lama, l'anno scorso era con la Polisportiva Pociano, poi Simone Lanzi della Polisportiva Pociano e ancora Tartaglini della Polisportiva Pociano. Per quanto riguarda il Khalil, ovviamente i colori della Polisportiva di Pociano. E poi vediamo, ecco, Giuseppe Cardelli, sempre tenace, grande guerriero, insomma, anche lui, ecco. Poi insieme a lui c'è Trippella, poi Morini. Poi ancora Satigliano. Satigliano Metusci, che è cresciuto tantissimo anche Sì, lui, è andato molto bene pure è insieme al giovane, è fratello, e del quindi 91 mi sembra, saranno quindi... due atleti che, beh, l'anno prossimo qualcuno deve controllare, perché poi abbiamo Graziani, Emanuele, poi Panfili Marco, ecco un altro atleta dell'Atletica Taino, e poi Di Mauro Donnini, Leminci, vediamo l'atleta della Olympic Runner Lama dietro, e fra non molto arriverà anche la prima donna, quindi vedremo anche l'arrivo delle concorrenti femminili. Ecco, vediamo Giacomo Ragazzini che è andato molto bene, addirittura va a insidiare, quindi è il terzo posto attualmente nella classifica del Grand Prix. Poi vediamo Laura Biagetti tranquillamente vincere questa prova. Davanti a Fontani Ettore, a quella volata. Poi Bonacci, eccolo qua, Bonacci, poi ancora Mazzarelli, Sfondalmonto, questi qui sono, sì, questi che muori, già, mentre poi vediamo Mattoni, via Mattoni. via, ecco, si seguono un po', ancora dovremmo assistere alla seconda concorrente che è la Roberta Belardinelli, ovviamente come dicevamo atleta di casa, quindi aveva un tifo importante. Poi la Scarselli Francesca che nel finale ha staccato a leve molto Sì, lunghe, forse anche troppo. effettivamente Scarselli fa. Francesca ha staccato, diciamo, la Barneschi Francesca, poi intanto arriva Stefano Sinatti, poi arriva Costali, poi Annetti. Paci. Andato molto forte anche il Paci, poi Fatichenti con qualche problemino anche lui. E ora fra non molto dovremo vedere anche la quarta e la quinta. Ecco, vediamo la quarta. La Francesca Barneschi giunge al traguardo comunque tranquillamente, sempre con il sorriso. E poi al quinto posto dovremmo assistere anche all'arrivo della Camilla Fontani che completa, non so, i primi 5 posti per quanto riguarda il settore, eccola qui, il settore femminile.
Ecco, adesso ci sono le premiazioni, dopo le premiazioni avremo le interviste dei primi tre del settore maschile e poi del settore femminile. Ovviamente l'appuntamento per noi è domenica alla Green Cup di Subiano, mentre per quanto riguarda sabato e domenica ad Arezzo la grande atletica, al campo di atletica, sabato pomeriggio dalle 2 fino alle 21 e poi domenica dalle 2 sempre fino alle ore 20. Buonasera a tutti. Beh, diciamo che il tempo, la temperatura era ottimale. Pensavo di essere un po' più brillante in salita, invece sono rimasto piantato lì. Sono rimasto, comunque sono contento, è stata in fondo una bella gara. Bene, ci hai provato, probabilmente hai tentato qualcosa. Le intenzioni erano quelle, poi effettivamente come ha detto Simone, quando è iniziata la salita proprio ho sentito che le gambe non giravano. Ho cercato di difendere la posizione e basta, tanto Yassin era irraggiungibile. È stata bella ugualmente perché avere davanti una della nazionale, cioè, non è facile, però all'inizio la vedevo, poi in salita penso che non la vedevo più. Vabbè, però io ho fatto la mia gara, sono contenta perché arrivare seconda in questa gara qui, che è molto tosta, sono contentissima. Poi giocando in casa avevo anche tanto tifo nei contorno, perciò sono contenta. È la prima gara che facevo, questa mai fatta, quindi non conoscevo la difficoltà, era, diciamo, non è del mio livello, non mi piacciono più pianeggianti, la salita era tanta, la discesa altrettanto, però fa allenamento. È una gara abbastanza dura perché parte subito in discesa, poi ha un bel pezzo di piana, però poi gli ultimi quasi 3 km sono tutti in salita e anche abbastanza dura, c'era quasi da camminare via, però come passaggio è molto bello e io ho la prima edizione che corro e sono molto felice di averla vinta. Ecco, lo scopo di questa gara, hai in procinto di fare qualcosa di particolare? Perché insomma siamo inizia anche delle gare di pista, non so se ti fai i gare in pista. Sì, diciamo che adesso farò sicuramente la Grifonissima e poi c'è la Strafoligno e si pensa anche ai campionati italiani su pista su 5.000. No, è stata una bellissima gara, i primi 3,5 km sono stato col gruppo, poi ho preso la decisione di andare via perché il ritmo era troppo lento e avevo paura che mi si imballavo alle gambe, allora ho cercato di andare via solitario. La salita che c'era poi nella seconda parte la conoscevi bene, la conoscevi, quindi non ti dava problemi? Già la conoscevo, sì, quindi il percorso lo conoscevo bene. Ho gareggiato anche ieri, quindi sono contentissimo. Ieri primo, oggi primo. Quindi oramai benissimo. Sei abituato a vincere costantemente. Sì, dai, sono contentissimo. Ora l'importante è fare anche qualche risultato tecnico di un certo livello. Sì, mo cerco di far 5.000 domenica. E prova a fare anche il 1.500 sabato, dai, e vediamo cosa riesco a fare.